Il primo incontro istituzionale tra il fuciliere della Marina Militare Massimiliano Latorre, rientrato 7 mesi fa dall'India, e gli esponenti della 4ª Commissione Difesa della Camera dei Deputati si è tenuto questa mattina nella casa del militare della moglie Paola Moschetti. Un incontro che, al di là dell'aspetto istituzionale, ha un risvolto umano. Latorre è un uomo stanco che ha bisogno di riposo e di certezze, ha detto il presidente della Commissione, l'onorevole Vito, che ha inoltre ringraziato la moglie del fuciliere per l'accoglienza nella loro casa. Ora il prossimo obiettivo è far entrare in Italia l'altro fuciliere, Girone. Era un dovere per la nostra Commissione, la Commissione Difesa della Camera, rendere questa visita per testimoniare la nostra vicinanza e solidarietà non solo a Massimiliano Latorre ma anche a Salvatore Girone. Si è trattato della prima visita istituzionale di una commissione, di un ente del nostro Paese al fuciliere di Marina che da 7 mesi è rientrato in Italia per motivi di salute. Noi abbiamo trovato Massimiliano Latorre che è ancora bisognoso di cura, è sottoposto a terapie e controlli continui e sicuramente questa condizione di incertezza, di stress alla quale è sottoposto lui, la sua famiglia, lo stesso Girone in India con il quale è in costante contatto, non aiuta la sua completa guarigione. Siamo anche convinti che la definitiva risoluzione del caso debba avvenire secondo il rispetto delle norme del diritto internazionale, della immunità funzionale alla quale hanno diritto tutti i nostri militari che esercitano funzioni per conto del nostro Stato, ma anche e soprattutto del riconoscimento della loro innocenza, innocenza alla quale hanno diritto sino a che un giusto processo non proverà il contrario. Ma questo giusto processo deve essere condotto dalle autorità competenti che secondo il diritto internazionale sono nel nostro Paese. Per cui la nostra conclusione è che vada esattamente ribaltata la discussione di queste ore. Non è Latorre che deve o che può tornare in India, ma è Girone che deve tornare in Italia. Massimiliano ha bisogno di continuare le cure. Egli ha teso a dirci, a ribadirci, io sono un militare e prendo ordini. E questo rende orgoglio ad egli e a tutta la vicenda per come terribilmente continua ad andare avanti. Attraverso il Presidente della Commissione riferiremo al Parlamento. Penso che la Commissione abbia anche il dovere di riferire al Ministro della Difesa e quindi al Governo nella forma diretta che una situazione del genere è diventata poco sostenibile sotto diversi punti di vista, anche quello dell'orgoglio nazionale. E come abbiamo detto già in queste circostanze, il nostro ragionamento politico e anche affettivo non può che essere tocca a Girone tornare a casa.